Ed oggi abbiamo il piacere di avere con noi, lo ricordo ancora, Daniele De Crescenzo, Illustrator. Allora Daniele, abbiamo giustamente a lungo parlato di De Luca, ma soprattutto abbiamo a lungo parlato del Paladino. Vogliamo però sapere anche qualcosa in più di te. Tu insomma ci hai già raccontato in parte come è nata insomma questa passione, che poi si è trasformata in lavoro, ma insomma raccontaci della tua vita, che studi hai fatto, che insomma soprattutto dove sei proiettato. Allora, la parte dello studio è abbastanza deludente, perché sono completamente autodidatta. Wow! Sono completamente autodidatta, è semplicemente una passione da bambino, insomma, che ho coltivato, poi studiando, insomma, per diciamo per fatti miei, insomma, a livello realmente autodidatta. Sono riuscito a portarmi a un certo livello, ma soprattutto credo che la cosa più importante sia stata la curiosità. È stata la curiosità che mi ha portato a informarmi molto sia sul fumetto, sull'illustrazione, su tutte quelle che sono le cose che adesso porto sia nel lavoro che faccio, sia anche nell'insegnamento che faccio ormai da 17 anni, insomma, e mi ha portato a incontrare tanti ragazzi che sono bravissimi già di per sé, perché poi il livello è cresciuto. Sono tanto animati anche da quella stessa passione a cui sono animati da quella passione. Forse c'è meno curiosità rispetto a quando ero bambino io, perché paradossalmente oggi hanno molti più input. Quando ho cominciato io c'erano le riviste, c'era pochissima informazione specialistica, insomma, quindi uno doveva andarsi a cercare un'informazione e metterle tutte in fila, che è poi quello che ho cercato di fare io. Oggi c'è tantissima informazione, c'è un accesso completo a qualsiasi cosa, però proprio per la sovrabbondanza di informazioni a volte c'è meno tempo e c'è meno attenzione, quindi io ho fatto questo tipo di percorso, e poi ho cercato, ho inventato il lavoro anche dove non c'era, anche in un territorio dove diciamo era abbastanza complesso. Salerno è una città dove è ricca di disegnatori storicamente, forse perché non c'è molto altro da fare, quindi ci si mette, ci si inventa. E qui è la matita pungente che viene fuori. E quindi ci si inventa qualcosa da fare. Io ho cercato semplicemente di portarlo il mio livello qualitativo, insomma, a cercare di portarlo a un livello che mi consentisse di raccontare quello che volevo, insomma, anche. Insomma, sei soddisfatto di te? Sì, sono abbastanza soddisfatto, il che mi meraviglia tantissimo poterlo dire, però quello che racconto è anche quello che vedo. Da questo nasce anche il Paladino, da questo nasce tutta una serie di reazioni che ho visto dopo la pubblicazione del volume, che mi dicevano che non si vede solamente De Luca, non si vede solamente lo sceriffo, non si vede solamente il Paladino, ma si vedono anche i cittadini che gli stanno attorno con le loro diverse reazioni. Certo. Quindi, ed è una cosa che non mi aspettavo, è una cosa inconscia probabilmente che ho riversato nel lavoro, quindi è una cosa interessante da vedere. Non era la mia intenzione, però mi fa molto piacere che adesso si veda l'universo Salerno, universo provinciale, nelle sue cose positive e anche negative, insomma, quindi mi fa piacere poterlo raccontare con quella che è la mia passione, con quello che è il disegno, con quello che è il fumetto. Tornando invece ai ragazzi ai quali tu insegni, possiamo dire che il fumetto è anche, non è solo un'arte, è anche lo strumento, tra le altre cose, per tirare fuori qualcosa che sia dentro. E quando parliamo di ragazzi, credo che sia insomma importante capire cosa hanno dentro e soprattutto offrire loro lo strumento per tirarlo fuori. Sì, il fumetto ha di interessante che è un'arte estremamente povera. Sei da solo davanti al foglio. Non ci sono strumenti particolarmente costosi, non puoi usufruire di effetti speciali particolari, quindi effettivamente fa emergere quello che è la capacità narrativa, oltre che quello che è il disegno, la bontà del disegno. Aiutare un ragazzo a portare fuori una serie di, oltre che funzioni narrative, ma anche funzioni emotive attraverso il disegno, attraverso il fumetto, attraverso l'illustrazione,
è una cosa che mi fa molto piacere, mi consente di anche fare una sorta di terapia sul campo ai ragazzi. Sì, perché poi si tirano fuori le cose belle e anche quelle brutte. Sì, anche quelle loro brutte, paure, le loro... Tantissime volte anche nei progetti scolastici sono stato coinvolto per appunto per far emergere delle sensazioni, certo. Dei malesseri attraverso il disegno. Ed è una cosa molto interessante perché un qualche tipo di problematica può emergere subito, magari nascosta, viene subito a galla. Quindi il disegno è un po' lo psicologo da questo punto di vista. Ma non voglio rubare il lavoro a chi lo fa, lo dico io. Però tranquillo. Sì, è una cosa che può far emergere immediatamente un qualche tipo di problematica. Quindi... E tu hai letto ovviamente qualcosa in qualche occasione, cioè ti è capitato di tirar fuori qualche difficoltà da parte del ragazzo, dello studente? I ragazzi sono a un certo punto, soprattutto dopo un tot di anni che uno c'ha a che fare, sono trasparenti, cominciano a diventare trasparenti nel momento in cui ci si parla, nel momento in cui, nel modo in cui apprendono e nel modo in cui si approcciano al disegno. E nel corso degli anni poi emergono anche dei filoni diversi. Per esempio adesso c'è il filone dei ragazzi che hanno paura di sbagliare. Paura di sbagliare purtroppo nel campo artistico, in tutti i campi, ma soprattutto nel campo artistico, significa tagliarsi le gambe da soli. E questo purtroppo, certo, devo dire che è un problema che, da quello che riesco a vedere, emerge soprattutto perché attraverso la scuola, attraverso questa follia della bella copia del disegno o dell'elaborato fatto immediatamente bene, è una cosa che non si può fare. Non si può fare un'opera d'arte, chiamiamola così, senza fare una serie di bozzetti, certo, magari anche brutti, e di tentativi che, certo, vanno a finire malissimo. Certo. Al di là dell'insegnamento, al di là della passione, fai anche altre cose, mostre, iniziative simili? Sì, abbiamo in programma una mostra, adesso dobbiamo decidere la data, quindi spero prossimamente di riuscire a fare questa mostra personale, di cui sono molto orgoglioso, insomma, il materiale che stiamo scegliendo, in cui una parte del leone naturalmente la farà il paladino, con una mostra di tavole di quelle che sarà il prossimo volume dedicato al paladino, quindi stiamo già Ancora materiale, stiamo progettando già un sequel anche molto corposo, devo dire. E poi ho in progetto un altro lavoro a fumetti, invece su un fatto di cronaca della nostra regione, accaduto tra gli anni 50 e 70, quindi è un altro lavoro che sono molto ansioso di riuscire a completare. Quindi ho questi vari progetti, queste varie cose che spero, oltre alla scuola Fumetto Salerno che dirigo, al progetto formativo Sud Academy, di cui sono il direttore didattico, che spero sono tutte cose che cerco di portare in parallelo. Mi pare di capire che gli obiettivi per il futuro siano questi, insomma, quello soprattutto di continuare così come hai fatto fino a questo momento a trasmettere te stesso attraverso i fumetti. Sì, me stesso, ma è importante collaborare con gli altri, è importante, certo, collaborare con le realtà circostanti. Una cosa bruttissima degli artisti a volte è chiudersi in una torre d'avorio e fare finta che la realtà circostante non esista. Questo uccide la creatività, ma uccide anche soprattutto quello che uno ha da dire, quello che ha da portare alla società, al territorio. È una cosa che non ho mai voluto fare. Mi dispiace quando lo vedo fatto da colleghi, lo vedo fatto da persone che si chiudono, e cerco di portarlo soprattutto era questo tipo di approccio, cerco di portarlo soprattutto ai ragazzi a cui ho l'occasione di insegnare. Quindi è quello che tento di fare, insomma. Aspettiamo allora il tuo prossimo lavoro, oltre alla prossima edizione, una delle tante magari future del Paladino. Sicuramente. Intanto ci fermiamo, grazie a Daniele De Crescenzo per essere stato con noi. Grazie a te, grazie a voi.